Come creare il menu settimanale con Cookidoo? Ciao, sono Eleonora e oggi vi rispondo a tutte le richieste che mi avete fatto riguardo il menu settimanale. Come si fa a creare il menu della settimana direttamente o dal cellulare, da un PC e visualizzarlo nel Bimby, oppure crearlo direttamente dal Bimby stesso? Sono nella schermata della Cookidoo. Quello che vi faccio vedere qui potreste farlo anche da un cellulare o da un PC. Quando scorro nella mia Cookidoo e visualizzo le diverse ricette, anche da qui ad esempio, senza specificare quale ricetta, andando su cerca, mi tira fuori tutte le ricette esistenti al Bimby. La torta della nonna è la prima ricetta. Vedo dei pallini qui sulla destra sotto la foto. Questi tre pallini mi servono, cliccando, mi portano ad aprire questo menu a tendina dove ho oggi cucino, segnalibri, aggiungi alla lista della spesa. I segnalibri sappiamo che sono i nostri preferiti, aggiungi alla lista della spesa per creare appunto una lista e sapere esattamente cosa acquistare. Oggi cucino invece è esattamente il menu settimanale di cui vi parlavo. Cliccando su Oggi cucino, la ricetta torta della nonna è stata inserita alla giornata di oggi. Dove vado a visualizzare il mio menu settimanale? Ritorno dalla casetta sulla home page, scorro nuovamente sulla Cookidoo, clicco sulle tre lineette e da qui trovo la mia settimana. Andando a cliccare sulla mia settimana, trovo la ricetta che ho appena inserito nella giornata di oggi, la torta della nonna, ad esempio. Vedete che negli altri giorni della settimana ho già messo altre ricette. Magari domani penso di farmi la mattina il latte montato per il cappuccino e le uova strapazzate. Cambio idea, decido che le uova strapazzate non le farò domani, ma le farò magari il giorno dopo e da qui posso spostare le mie ricette di giorno da un giorno all'altro, sempre dai tre pallini che si trovano sempre sotto la foto della ricetta. Mi si aprirà nuovamente il menu a tendina, stavolta con altre informazioni. Sempre aggiungi alla lista della spesa, aggiungi a una collection se voglio spostare una ricetta in una collection dedicata, toglierla direttamente dal menu settimanale o cambiare giorno. In questo caso, cliccando su Cambia giorno, mi si apre il calendario e da qui posso scegliere a quale giornata mettere le uova strapazzate. Decido di farle domenica, quindi clicco sulla giornata prescelta e salvo. Quando ho salvato, mi riporta alla mia settimana e vedo che le uova strapazzate sono andate alla giornata di domenica. Abbiamo visto come creare un menu settimanale. È importante che vi iscrivete ora al canale per non perdere gli altri video sulle informazioni tecniche e su tanto altro sui segreti del Bimby.